Eccoci questa volta a parlare del nuovo plugin di acustica audio disegnato per JGR Studios. Sto parlando dell'esclusivo acustica audio Fire Unlimited, un plugin di limiter con funzioni di compressione avanzate, adatto quindi non soltanto al mastering, dove lo vedremo applicato su tantissime lezioni nel corso di acustica audio, ma anche in mix come compressore analogico. Il circuito che lo compone deriva dalla rielaborazione di un famosissimo compressore VCA, in particolar modo da Nickel, sempre di acustica audio. Il sound è quindi molto simile a un compressore VCA, ma che funziona anche in forma di limiter, in grado quindi di intercettare i transienti in modo preciso e veloce. Ma la novità sta soprattutto nel peso e carico CPU. Al limit, grazie alla nuova tecnologia Hyper, è iperleggero ed adatto a qualsiasi DAW su qualsiasi computer. È in grado quindi di essere ad un livello di qualità così elevato da rendere obsoleti la maggior parte dei limiter a pagamento. Al limit però non è acquistabile, si può trovare solamente ed esclusivamente nel mio corso sui plugin di acustica audio sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Una volta acquistato il corso riceverete il codice da inserire in Aquarius per installare al limit. Ho fatto già un video dedicato al mio nuovo corso che vi inserisco nella descrizione. Oggi parleremo però esclusivamente dell'uso di Unlimit sia nelle fasi di mix sia nelle fasi di mastering. Come solito facciamo un po' di chiarezza. Che cos'è un limiter? Che cos'è un brick wall limiter? C'è differenza? C'è differenza tra questi due sistemi? Un limiter normalmente impedisce ai picchi del segnale di superare un livello prestabilito, mentre un compressore riduce la gamma dinamica complessiva. Un limiter agisce solo sui picchi più alti. I limiter hanno tempi di attacco molto rapidi, ratio di compressione molto elevati e una soglia estremamente alta. È possibile trasformare il compressore della nostra DAW in un limiter utilizzando una soglia, ad esempio, alta ed un ratio molto elevato. Secondo la definizione classica, un limiter appiattisce tutti i picchi al di sopra di un certo livello, lasciando intatti i suoni di un livello inferiore. Questo suona in modo inquietante come un compressore, ma c'è una differenza nel modo in cui viene definita la soglia tra le due tipologie. Nel compressore tradizionale o compressione downwards, la soglia viene utilizzata per determinare il punto a cui avviene la compressione. Tutto ciò che è al di sopra della soglia threshold viene compresso, quindi, mentre tutto ciò che è al di sotto della soglia viene lasciato inalterato. La limitazione della soglia viene utilizzata come un tetto di uscita, nel senso che il tetto stabilisce il valore massimo di uscita che il limiter può pilotare. In altre parole, il segnale non può superare la soglia. Per descrivere meglio questo tipo di soglia, utilizziamo il termine tetto o ceiling. Il guadagno del segnale in ingresso viene variato per forzarlo verso il limite massimo. Più si spinge il segnale in ingresso verso il limite, più si ottiene un effetto appunto di limiting. I limiter sono ottimi per catturare i transienti, gli intersample peaks o i picchi di intersample, e l'attacco rapido assicura che i transienti vengano catturati immediatamente. L'elevato ratio consente una rapida riduzione del guadagno dei transienti di picco. Ora che abbiamo capito cos'è un limiter, vediamo come funziona. Possiamo esaminare il brick wall limiter. Mentre il limiter tradizionale permette ad alcuni transienti di picco di superare il limite massimo quando il guadagno in ingresso è spinto al massimo, un limiter brick wall non lascia passare alcun transiente, che si tratti di intersample peaks o picchi casuali, indipendentemente da quanto sia spinto l'ingresso. Solo per questo motivo i tecnici del mastering utilizzano i brick wall. Solo per questo motivo i tecnici del mastering utilizzano il brick wall limiter per catturare eventuali overs che sono stati mancati dal percorso del segnale. Oggi utilizziamo brick wall limiter sul bus master della DAW per catturare tutti i picchi e lo facciamo in particolar modo quando utilizziamo un misuratore di LUFS, come in questo caso, che consente una vera misurazione dei picchi. Infatti, i PPM tradizionali, quindi quelli i VMeter classici, non sono in grado e non consentono di monitorare gli intersample peaks e quindi non vengono considerati veri misuratori di picco. Ciò significa che i true peaks passano inosservati. Molte macchine hardware sono state studiate e costruite per essere dei limiter estremi, come un brick wall.
Abbiamo visto infatti l'Heritage Audio Successor, un video sempre su questo canale che vi invito a riguardare, che ha come scopo proprio quello di riuscire ad intercettare ogni singolo transiente, anche il più piccolo, e tagliarlo via. Estremizzandolo, lo vedremo nel video. Potremmo squasciare addirittura il segnale in modo così violento da alterarlo timbricamente. Ma non confondiamo la riduzione di picco del limiter con un clipper. In questo caso i picchi intercettati vengono ridotti di volume, compressi e non tagliati di netto, anche se il comportamento a rasoio sembra essere quello più rappresentativo. Il picco viene quindi ridotto di volume, mantenendo però la cresta intatta il più possibile. Andando invece in clip, questa cresta viene tagliata di netto, dandoci quel senso di distorsione, a volte gradevole, a volte no. Lo abbiamo visto anche questo nel video su Fire the Clip, che utilizzeremo anche in questa sessione. Iniziamo analizzando l'interfaccia del nostro Unlimit. Come di consueto abbiamo scelto un colore che ricordasse l'essenza di colore bianco. In questo Giancarlo ha sposato immediatamente l'idea e lo sviluppo è avvenuto in maniera molto rapida e veloce proprio dalle sue sapienti mani. L'interfaccia, come prima cosa, possiamo controllare lo zoom, quindi la grandezza dell'interfaccia per ingrandirla fino a 2 volte, quindi come in questo caso molto ampia e, diciamo, facile da utilizzare in modalità tutorial. Quindi in alto a sinistra qui troviamo lo zoom sotto il logo appunto di Acustica Audio, un riduttore di ingresso, quindi un SOA che ho chiesto a Giancarlo di introdurre per evitare di entrare a 0 dB direttamente all'interno di Unlimit e quindi scendere alla soglia di 0 V prima di arrivare nello stadio di limiting e quindi di compressione. In questo modo anche una traccia già masterizzata, quindi che ha già un elevato picco, un elevato LUFS, può entrare direttamente all'interno del plugin a meno 18 dB FS. Quindi in questo caso entra a 0 V. Questo poi è un discorso che andrebbe fatto e che abbiamo fatto su tutti i video riguardanti i plugin di acustica audio, utilizzare sempre lo 0V come riferimento di ingresso. Sempre per questo motivo possiamo comunque utilizzare il trim per scegliere la soglia di ingresso proprio all'interno del plugin. Quindi trim e SOA fanno più o meno la stessa cosa, solo che SOA lo fa immediatamente a meno 18, senza possibilità di sbagliare. Controlliamo sempre la nostra traccia prima di entrare all'interno di Unlimit che sia a 0 V. Questo è facile, basta mettere un level meter dopo la traccia. I simboli in alto al centro identificano 4 tipologie di limiting. In sostanza sono due, quindi cerchio e quadrato. Cerchio è un brick wall 1, il quadrato è un brick wall 2, che ha anche la possibilità di interagire con il controllo di attacco, quindi è quello che spesso utilizzo in maniera più preponderante, come vedremo. Mentre piramide e croce sono gli stessi limiter, ma che si comportano con un abbassamento della threshold automatica, quindi autocompensano direttamente l'uscita del volume, molto utili proprio nella fase di mix, quando non dobbiamo ricontrollare di volta in volta il bilanciamento del volume. Era una delle richieste che veniva più spesso fatte ad Acustica Audio riguardo proprio l'uso dei limiter. Qui subito dopo troviamo 3 selezioni di uscita, quindi questi microcomandi fanno sì che su 0 il segnale passi inosservato dall'uscita out. Abbiamo una riduzione di mezzo dB o una riduzione di meno 1 dB direttamente sull'uscita out. Questo per rendere compatibile poi il master out con le piattaforme di streaming, come ad esempio Apple Music, che richiede proprio un picco di meno 1. Proseguendo sempre a destra in alto, troviamo la sezione di oversampling, che garantisce un enorme incremento delle prestazioni e della qualità di Unlimit in base anche alla potenza che abbiamo appunto a disposizione dal processore che lo ospita. La grande novità, come dicevo, è una leggerezza indiscussa che ci permette di farlo lavorare a 16x anche su processori più lenti, almeno nella fase di mastering. I limiter in genere possono essere dotati di controlli di attacco e rilascio, ma non tutti lo sono, come nel caso di Unlimit. Unlimit è dotato di una manopola centrale di threshold, che vediamo qui, e che detta il livello a cui inizia la riduzione del guadagno. Questa manopola influenza anche il corrispondente guadagno di uscita. Di conseguenza, il segnale sembra più forte quanto più si abbassa il livello della soglia. La meccanica del limiter può variare, ma gli strumenti generali sono sempre gli stessi. Un parametro che detta il livello massimo possibile
in DBFS, comunemente chiamato ceiling, una manopola cursore che determina la quantità di riduzione del guadagno, simile alla soglia di un compressore. Molto spesso questo parametro fa sentire il segnale più forte, e una costante di tempo di qualche tipo. Di solito si tratta di un controllo di rilascio, anche se a volte viene offerto anche l'attacco. E proprio a questo ci riferiamo con l'opzione time. In questo caso abbiamo attacco veloce e attacco lento. Quindi, per garantirci un'intercettazione immediata del transiente, e questo lo vedremo adesso in applicazione nel mix sulle batterie, che rende al limit un compressore parallelo pazzesco e ci dà un sound estremamente squasciato e gradevole, per poi passare, come dicevo, sotto al trim che ci serve per regolare il segnale in ingresso. Quindi rende la correlazione tra segnale d'ingresso e threshold molto semplice da controllare. Nella sezione 0-40 abbiamo il gain reduction, quindi quanto sta intervenendo effettivamente il nostro limiter. Output qui sul lato destro ci permette di riguadagnare quello che abbiamo perso dal segnale appunto compresso. Ovviamente al limit non è pensato per essere utilizzato in un mix bus così diretto, per questo al limit dispone di quattro tipologie diverse, come abbiamo visto, di limiting, e per le diverse tipologie di applicazione. E nel caso dell'utilizzo in un bus in modalità parallela, Studio One ci viene incontro perché ci permette di utilizzare la funzione splitter, che come vediamo ha reso al limit in modalità parallela, e vedremo adesso sulla batteria che cosa sono riuscito a fare. Ricordiamoci che un brick wall rende il segnale più forte senza incrementare il volume di picco, non è quindi come alzare il volume, sega via, come dicevo, ma abbassa di volume i picchi presenti. Quindi in una traccia estremamente dinamica come una batteria ad esempio, nel nostro caso aggiunge colore ed energia al file audio. Fondamentalmente lo scopo finale dell'uso di un brick wall limiter è incrementare il suono, renderlo più forte, soprattutto incrementare il volume percepito. Potremmo alzare semplicemente il volume, ma i picchi distruggeranno gli speakers. Con un brick wall possiamo quindi farlo senza questo tipo di rischio. Per prima cosa, in fase di mastering, ricordiamoci quanto sia alto il volume del nostro mix e settiamo la soglia di threshold fino ad intercettare i picchi. Il segnale quindi GR comincerà ad entrare in funzione, quindi qui vedremo i picchi e potremo agire di conseguenza sulla threshold per intercettarli. Se il segnale in ingresso è troppo forte, quindi vedremo un incremento enorme del gain reduction, il trim ci verrà in aiuto per far sì che i picchi intercettati siano minori. Potremo poi riguadagnare il segnale direttamente con l'output. Se esageriamo, potremo iniziare ad introdurre distorsione, poi quella è una scelta se ci piace o no. Generalmente è consigliabile entrare dentro al limit, come dicevo, con una soglia di meno 18 dBFS, quindi il pulsante qui in alto lo fa direttamente, altrimenti utilizziamo un meter e il nostro trim per garantirci questo ingresso. Si comporta infatti proprio come un outboard analogico. Al limit è possibile utilizzarlo anche sulle voci. Spesso ho utilizzato un limiter sulle voci anche in fase di recording, quindi di registrazione. In questo modo posso usare il preamplificatore al limite, quindi strozzarlo un pochino e dargli quindi tanto colore, colorare il segnale in ingresso, e poi inserire un limiter subito dopo per evitare che vada in over durante la registrazione. È un modo poco ortodosso di usare un limiter, ma ho imparato questa tecnica da Umberto Catica quando registravamo Michael Bublé. In questo caso deve essere estremamente delicato con un attacco lento per evitare di distruggere la voce, anche perché non abbiamo un controllo release su un limiter. Utilizzarlo sul basso può tornarci utile, anche perché il basso è estremamente dinamico, può infatti facilmente scendere paurosamente verso le frequenze basse e dei picchi di intersample su quelle frequenze poco udibili, e qui un brick wall limiter è in grado di controllare quella zona molto bene, proprio facendo da tetto durante l'esecuzione del basso. Come si setta un limiter? Sapete che non amo i preset e infatti non li ho fatti per questo plugin. Per me sono la cosa più diseducativa che sia mai stata inventata. Quindi vediamo di fare un discorso orientativo sull'uso del limiter, anche perché ogni setting o preset può essere facilmente inutile su altre tracce rispetto a quella su cui sono stati creati. Quando usiamo un brick wall limiter in mastering, facciamo sì che sia l'ultimo anello della catena. Settiamo la soglia del nostro brick wall al di sotto dello 0 dBFS, facciamoci aiutare da un meter digitale in uscita dal plugin. Quello della DAW va benissimo.
Alcune piattaforme di streaming richiedono una soglia più bassa, meno 2 di BFS, come Spotify ad esempio, o meno 1 come Apple Music. Lasciare sempre un minimo di headroom è una cosa buona e giusta. Iniziamo con un attacco lento e poi saliamo piano piano. La release è autogestita. Questo dovrebbe rendere immediatamente ogni transiente sospetto. Se desideriamo maggior gain reduction, abbassiamo l'attacco, controlliamo bene l'attacco per gestire al meglio il lookhead dei transienti. Ciò che dobbiamo evitare è avere un effetto di pumping o di distorsione, a meno che non è stato proprio ricercato, e vedremo adesso nel mix come io ho ricercato proprio l'effetto di pumping sulla batteria proprio per colorare il rullante e rendere tutto molto più dinamico. Esistono poi delle tecniche avanzate che vedremo dopo alla fine del video. Andiamo a sentire che cosa è stato fatto qui all'interno del brano Déjà Vu di Gianfranco Mauto, che è uscito nel 2020. Ho tolto le voci anche perché volevo concentrarmi di più sugli effetti di basso e batteria in sidechain che vedremo adesso all'interno di Studio One. Togliamo i final limit e andiamo in play, sentiamo quello che accade. Volevo estremizzare questa batteria, quindi ho deciso di squasciare completamente il suono e metterlo in parallelo attraverso l'uso di splitter di Studio One. Quindi il nostro final limit sulla batteria è in modalità squashing totale, come vediamo, e si muove in parallelo. Facciamo caso a cosa accade al rullante. Quindi andando oltre la soglia di picco e quindi arrivando a schiacciare tantissimo il picco, come vediamo non abbiamo un abbassamento di volume generale, che ho dovuto comunque ricontrollare col master output, quanto invece un incremento timbrico sulla parte del rullante. Questo è un effetto che avviene con tutti i compressori, ma con al limit in maniera particolare abbiamo un colore diverso. Infatti al limit, una volta estremizzato, comincia ad essere colorato. Questa è una caratteristica che ho amato sin da subito e che mi permette di avere un differente sound una volta introdotto al limit. In realtà, se aperto proprio sul master, vedremo poi come riesce ad enfatizzare, quindi l'apertura stereo leggermente, e ingrossare un po' i bassi. Infatti al limit non danneggia le frequenze basse, finalmente un limiter che non distrugge le basse del nostro brano. Facciamo caso infatti alla cassa e vediamo che non c'è un'alterazione di quelle frequenze. Andiamo ad aprire un EQ per tagliare invece le basse, cosa che ho necessità di fare perché voglio mandare il basso, quindi la sezione dei bassi, in sidechain. Facciamo caso adesso al colore proprio sulle frequenze basse. È la zona più delicata dei nostri mix ed è quella che, una volta trattata male, trasforma il nostro mix in un mix professionale o in un mix amatoriale. Sentiamo cosa accade ai bassi, quanto rimangono rotondi e quanto diventano presenti rispetto a prima. Anche in questo caso Fire al limit è stato messo in parallelo sul basso, quindi sul segnale del basso. Il mix in generale è stato fatto quasi tutto con Magenta, quindi quello che noi stiamo ascoltando è già stato premissato
con Magenta. Mettiamo in sidechain anche il canale della base, quindi ciò che contiene poi la sezione armonica. Se vediamo che lo scattino è troppo violento tra una posizione e l'altra, abbiamo sempre l'input trim per regolare in maniera abbastanza fine l'ingresso del segnale oppure abbassare la velocità di attacco. Come vediamo, siamo riusciti a compattare in maniera pazzesca le tre parti fondamentali del mix. Questa è una tecnica che possiamo utilizzare tantissimo anche sullo stem mastering. Andiamo ora a mettere a limit direttamente sul master e vediamo di aumentare i nostri loops percepiti. Vedremo anche un aumento ed un colore che aggiunge a limit al nostro master. Andiamo ora a vedere il comportamento di unlimit direttamente sul master. In questo caso ho fatto già un gain compensation, come vediamo ho abbassato il volume per ascoltare esattamente il colore di unlimit, quindi farvi percepire il colore di questo plugin, non il fatto che possa spingersi oltre, lo faremo subito dopo. Ci accorgeremo immediatamente della presenza di un segnale stereo più compatto, più evidente, più dinamico rispetto al solito. Come vi dicevo, il colore che è in grado di dare unlimit al nostro master è unico e quindi è estremamente interessante. È proprio quello che abbiamo pensato insieme a Giancarlo mentre progettavamo il plugin, di avere quindi un colore derivato proprio dalla compressione VCA di Nickel. Trovate un video di Nickel sempre sul corso di acustica audio. Andiamo a sentire che cosa fa unlimit. Concentriamoci sull'ascolto del side, quindi la parte veramente più estrema, più esterna del sound. Vedremo proprio questo tipo di compressione che non danneggia il side, ma lo rende più ricco. Facciamo attenzione anche ai bassi, come dicevo in precedenza, che non vengono alterati. Quindi la cosa interessante di unlimit è proprio che riesce a spingere tantissimo il brano senza rovinare le frequenze basse. E questo era il nostro target iniziale, quindi un limiter veramente unico. Andiamo a vedere ora come utilizzarlo con delle tecniche avanzate, quindi in modalità multiband e in modalità MS. Abbiamo già visto il sidechain limiting utilizzato nella fase di mixing. Poi faremo un ragionamento anche sui true peak a fine del video.